Ciao a tutti e benvenuti in Tessila News. Un filato estremamente fine, ma allo stesso tempo caldo e voluminoso è tra i tesori di casa Tessiland e il suo nome è Gloria. Si presenta sotto forma di gomitolo dall'effetto peloso, quindi molto ricercato e di super tendenza, che renderà quindi le vostre creazioni super attuali senza mai perdere la qualità e la comodità. Analizziamolo nel dettaglio. Analizziamo quindi nel dettaglio il nostro Gloria, che è reso estremamente morbido proprio grazie alla sua composizione, ossia 20% baby alpaca, 60% poliammide e 20% acrilico. Si presenta quindi in un gomitolo da 50 grammi per una lunghezza di circa 150 metri e in questo caso è consigliabile l'utilizzo di uncinetto che va dal 3 al 5 oppure di ferri 4-6. Passiamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Data la delicatezza e quindi la particolarità di questo filato, è consigliabile lavarlo a mano a basse temperature, quindi ad una temperatura che non superi i 30 gradi, e per l'asciugatura è consigliabile non apporlo in asciugatrice ma anzi riporlo su di un piano orizzontale. Per lo stiraggio è consigliabile non superare i 110 gradi, tantomeno candeggiarlo, ed è possibile utilizzare tutti i solventi eccezion fatta per il tetracloretilene. Vediamo quindi nel dettaglio queste tre splendide colorazioni che, unito al prugna, vediamo poi il glicine, il lavanda e il bordeaux. Passiamo adesso al color cammello, seguito da albicocca, ruggine e vaniglia. Passiamo adesso al color carta zucchero, iris, smeraldo e nevi. Ecco adesso il color blu, bottiglia, petrolio e perla. Vediamo adesso il color rosa antico, cipria, grigio e viola. E passiamo adesso ad un bel prato, militare, acqua e panna. Ecco adesso le quattro colorazioni del coccio, rosa baby, beige e moro. E infine, immancabile, un bel color Tiffany seguito dal nero e un celeste polvere. Dalla presentazione è possibile già immaginarsi il risultato finale indossato, infatti sarà proprio come essere avvolti da una soffice nuvola calda, e questo sicuramente è reso possibile proprio grazie alla presenza di finissima alpaca, che andrà quindi non soltanto a rendere il vostro capo piacevole da indossare soprattutto in quelle giornate dell'anno più fredde, portando appunto il giusto calore, ma allo stesso tempo rendendo anche il capo voluminoso al punto giusto, quindi senza mai perdere quel tocco trendy. E infatti immaginate ad esempio di realizzare un maglioncino magari dal taglio morbido, però anche abbinato ad una sciarpina, quindi in questo modo il vostro outfit avrà sicuramente quel tocco in più, rimanendo sempre morbido e quindi comodo. Oppure immaginate di realizzare il classico cappellino invernale, che andrà quindi non soltanto a portarvi calore, quindi ad essere piacevole da indossare, ma con questo effetto particolare risulterà sicuramente un accessorio immancabile, quindi la creatività e le idee non mancheranno. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!